Ci siamo, buon pomeriggio anche oggi. Sono qui con voi. Buon mercoledì, non vorrei sbagliare, ma oggi è mercoledì. E oggi faremo un piatto un po' sfizioso anche per i nostri bambini. Ecco, ciao a tutti. Allora, questa mattina mi è venuto in mente di portare in tavola dei ravioli di pasta fresca, come vedete. Eccoli qua. Questa pasta fresca l'ho voluta realizzare con dei disegni carini e che volevo proporre anche a voi oggi. Salutiamo tutti, diamo il tempo di arrivare tutti così partiamo. Allora, salutiamo tutti, salutiamo, eccoci qua. Allora, oggi faremo una pasta à pois. Cosa ho fatto? Ho fatto due tipi di impasti di pasta fresca. Allora, un impasto è al basilico, perché lo sapete ormai, io sfoggio le mie piantine del basilico, quindi ho messo circa 20 foglie di basilico lavate, pulite e asciugate e sono andata a frullarle con il mini peeler con un uovo intero, sale e un cucchiaino di olio. Intanto vi saluto in diretta. E poi ho messo 100 g di farina rimacinata di grano duro e ho impellicolato, ho impastato, ho impellicolato e ho riposato mezz'ora. Invece per l'impasto bianco è quello classico che sappiamo fare tutti, con 100 g di farina di semola sempre, un cucchiaino di olio, sale, un uovo intero. Siamo andati a amalgamare, abbiamo fatto i panetti ed ecco qua, mezz'ora di riposo, mi raccomando, perché come sappiamo tutti la pasta deve riposare. Eccoci qua e li ho lasciati qui. Il ripieno invece, siccome a noi piace tanto la ricotta, anche Sofia, quindi ho voluto realizzare questi ravioli con ricotta, infatti lo facciamo subito il ripieno, perché così insaporisce. Allora, io utilizzo la ricotta di mucca vaccina, perché di pecora sa un po' forte, quindi la mia lindina non la ama molto. Poi mettiamo del parmigiano, io come sempre qui ho mezza dose perché noi siamo in tre, e poi un uovo, quindi ricotta, parmigiano e uovo, un uovo intero. Però io adesso faccio così, lo vado un po' a miscelare e ne metto quanto basta, perché facevo mezza dose, cioè sto facendo mezza dose. Ecco, poco poco, questo qui lo utilizzerò dopo. E amalgamo. Poi voglio mettere un po' di pepe perché ci sta bene, poco poco. Un po' di sale e il nostro ripieno è pronto. A voi se piace, amici, potete mettere anche qualche foglia di basilico all'interno, oppure ecco, io questi ravioli li volevo condire con burro e salvia. Eccola qui la mia salvia, la mia piantina. Il mio ripieno è pronto. Ecco qua, lui si insaporisce e noi andiamo a stenderci la pasta. Questa pasta è bellissima, perché ora vi faccio vedere. Intanto io bevo perché qui è un caldo. Non si può stare, però noi cuciniamo ugualmente. Allora, mi vado a stendere prima la pasta bianca. C'ho la nonna papera di qua, così almeno mi aiuta un po'. Quella che non utilizzate, mettetela pure nella pellicola, altrimenti si secca. Io poi qui c'ho l'aria. E quindi, ciao a tutti, ciao Liliana, ciao Carmela. Allora, dovrò ottenere un lembo di pasta, così. Intanto me lo appiattisco, vedete? Così. Poi con la pasta verde voglio fare dei pois. Adesso vi faccio vedere. Sono entusiasta di questa pasta perché la potete realizzare per i vostri bambini anche. È molto sfiziosa. Immaginate i vostri bambini, lo stupore nei loro occhi quando presentate questi ravioli a pois. Cioè, io poi penso alla loro contentezza. Allora, prendo la pasta verde e prendo dei piccoli pezzettini, così piccoli diciamo, li appallottolo, facendo delle palline, e le metto un po' sparse sulla pasta. Vedete? Aspettate che mi avvicino, un po' sparse a pois. Sulla base gialla, adesso mi sento una pittrice, sulla pasta gialla vado a mettere
dei pezzetti di pasta verde al basilico, un po' sparsi qui e là. Poi qui la fantasia fa capolino, Possiamo realizzare anche delle strisce, perché no? Divertirci con i colori edibili, quelli in polvere. E realizzare altri motivi. Ecco, vedete? Dapprima facciamo così. Poi questo lembo di pasta andrà nella nonna papera, no? Questa qui, per la macchinetta per la pasta. E si fisserà ulteriormente, cioè questi pois si sposeranno, si uniranno alla pasta gialla sotto, alla base, e otterremo un motivo molto carino. Così. Poi, cari amici, questi ravioli li dobbiamo cuocere come un normale raviolo in acqua bollente. Quando verrà a galla sarà pronto, anche perché è pasta fresca. E lo andremo a condire con burro e salvia. Allora, cosa fate? Prendete una padella, ma siete esperti ormai. Facciamo sciogliere il burro e mettiamo i pezzettini. Cioè le foglie le tagliamo con le mani, mi raccomando, e faremo appunto un burro alla salvia. E una volta che i nostri ravioli saranno pronti, li scoleremo e li tufferemo in questo burro alla salvia. Sarà perfetto e molto buono. Per quanto riguarda il ripieno invece, voi potete utilizzare un altro ripieno se questo non vi piace con la ricotta. Possiamo fare, vabbè, ricotta e spinaci, un classico. Oppure possiamo andare su mascarpone, patate, lesse, non so, anche tipo ieri io la burrata, adesso l'abbiamo mangiata anche a pranzo, possiamo fare un ripieno di pomodorino e burrata, mitico. Allora, io ho terminato la mia tavolozza, no, la mia tela, ora vado alla nonna papera, eccola qua, vediamo un po' lo spessore, dobbiamo andare. No, ho sbagliato, è da quest'altra parte. Mamma. Io adesso vi voglio far vedere la mia sfoglia, cosa è diventata? Eccola qua, bellissima, no? Poi, se li facciamo più piccoli verranno ancora meglio, Io adesso in diretta, però vi piace questa idea? Adesso la taglio un po', la ripasso perché mi piace averla sottile, così anche la pasta e la vai giù. No, non ci va. Vabbè, giriamo da quest'altra parte. Ci vuole un po' di pazienza anche con la nonna papera. Un po' con tutti ci vuole pazienza, però pian piano. Ecco qua. Io cosa faccio ora? Mi vado a confezionare il raviolo. Questa la chiudo perché altrimenti poi possiamo anche alternare. Facciamo la base verde con i pois gialli. Poi vado a mettere il mio ripieno. Poco per volta. Così. Uno. Due. Poi un altro consiglio che vi do, perché dovete sapere tutto. Questi ravioli, visto che hanno un ripieno molto, vedete, il ripieno può andare a bagnare la pasta, li possiamo sbianchire prima. Molti di voi, ho fatto anche una storia su Instagram una volta quando ho fatto i ravioli, possiamo calarli nell'acqua bollente per pochissimo, scolarli, mettere un filo d'olio e lasciarli in una ciotolina, metterli nel frigo. Poi, quando vogliamo condire la pasta, li rituffiamo nell'acqua per poco, hanno una doppia cottura, diciamo, no? Dopodiché li serviamo con il sugo. Così ce l'abbiamo già cotti. Si chiama sbianchire la pasta, in modo che la pasta si scotta e poi dopo è pronta in frigo per essere condita. Io adesso faccio così, altrimenti poi vi volevo pulire un pochino.
e ripasso anche questa perché quella l'ho ripassata, quindi dobbiamo fare lo stesso procedimento. Copro. Vediamo un po'. Copriamo. Facciamo uscire l'aria. Facciamo così. E poi io ho l'attrezzino, ma possiamo farlo anche con un coltello, non è che... Ecco. Poi mi taglio i miei ravioli. E voilà. Ecco qui. E sono carini. Portiamo in tavola un piatto più fantasioso. Per cambiare, no? Bisogna cambiare. Poi abbiamo messo prodotti freschi, buoni. Ecco qua. Possiamo fare anche il ripieno del tortellino. Con la carne. Eccoli, vedete quanto sono carini? Eccoli qua. Olè, questa era la mia idea oggi. Porterò a tavola a cena questa pasta. Allora, finisco così, perché poi oggi, siccome vi avevo promesso che vi avrei dato la ricetta del mio pollo al limone, c'ho il pollo lì pronto che aspetta per essere, insomma, preparato. Ci vuole un po' di forza con questo attrezzino. Ma io sono forzuta. Ecco qua. Questo non mi si è chiuso bene, facciamo con le mani. Anche perché la pasta si sta seccando, giustamente, e non è che posso pretendere poi mica tanto. Allora, così. Chiudiamo, chiuditi. E questo lo allungo un pochino. E questo pure sigilliamo. Sigillati. Ecco qua, questi qui li lascio un momentino qui che li vado a sbianchire anch'io, poi continuo. E ora questa la mettiamo da parte. Questa era la mia idea di pasta colorata a pois. Per i nostri bambini, ma anche per i grandi, la mangeranno anche i grandi. Ora, se vi va, io passerei al pollo, perché vi avevo promesso questa ricetta. Allora, via la pasta, seconda ricetta, il mio pollo. Allora, voi prendete il pollo che... Allora, fusi o sovraccosce, io ho le sovraccosce, eccole qua. Che cosa facciamo? Dopo averlo sciacquato e lavato, io metto un pizzichino di sale. Molto semplice, perché voi dovete solo condire... mettere la pellicola e tenerlo in frigo, infatti lo dovrete preparare la sera prima, così lui la notte si insaporisce e acquisterà ancora quel sapore di limone che poi è caratteristico del pollo al limone, insomma. Mettiamo un limone intero, ma io però metto anche la buccia grattugina, prima di tagliarlo dovevo, va bene, la fretta. Allora, che facciamo? Mettiamo buccia grattugiata di limone, il suo succo, sale, pepe, va bene così, mettiamo anche il succo. Olio, mettiamo anche l'olio. E io così faccio, lo faccio sempre il sabato sera per la domenica a pranzo, preparo il pollo la sera in pellicola e metto in frigo, basta. E me ne dimentico fino al mattino. Allora, mettiamo anche il rosmarino, il mio rosmarino fresco fresco. Io lo spezzetto così mi rende meglio il profumo. E poi Sofia, il mio marito, piace molto. Infatti l'ho fatto domenica... Quando l'ho fatto? Mi sono dimenticata. Domenica scorsa o l'altra domenica l'ho fatto, sì. Perché domenica scorsa ho fatto gli gnocchi in casa... Poi, c'ho le patate. Allora, le patate le ho messe nell'acqua perché le ho tagliate un po' prima, altrimenti anneriscono, mi raccomando, Eccole qua, le tenete nell'acqua, perdono anche un po' di amido, meglio. Mettiamo le patate, così.
a cubetti, io le avevo fatte a fette, però ora per cambiare ho fatto a cubetti. Poi mi asciugo le mani. E alla fine l'olio. Io, siccome questo lo porterò in tavola domani, lo sto facendo in diretta con voi. Siamo generosi con l'olio, perché poi deve fare una bella crosticina. Io direi di mettere anche un po' di pepe sulle patate. Basta. E anche un po' di sale sulle patate. Vedete cosa faccio? Metto la pellicola. Ah, c'ho anche le mani bagnate, così mi si apre meglio. Me l'avete consigliato voi in diretta, eh? Meno male che si apriva. Aiuto. Eccola, eccola, ce l'ho fatta. Copro e lui si marina. Eccolo qua. Chiudiamo bene, sigilliamo e mettiamo in frigo. Poi, per la cottura, cuocerà nel forno circa un'oretta a 180-190 gradi. Ogni tanto andate a vedere, rigiratelo. Potete anche, se volete, mettere del vino bianco. Buonissimo, viene ancora meglio. Come volete, però io preferisco solo il limone, così non confondo i sapori. Eccolo qua il pollo. Lo mettete in frigo ed è pronto. Io adesso lo lascio qui. Vi saluto con la mia pasta fresca, mi raccomando. Rifatela anche voi se vi va e postate le foto sempre sul gruppo di Tina in Cucina Facebook, perché mi fa piacere. E poi vi aspetto anche sul canale YouTube Tina Pigna, così non vi perdete nessuna ricetta e le mie video ricette sono tutte di là, quindi anche quelle vecchie. E poi sul sito tinaincucina.it, mi raccomando. Vi aspetto, un bacione come sempre e buon proseguimento di pomeriggio. A domani, ciao, alle 16:30 domani, eh. Ciao, ciao, ciao.